Io credo che stiamo vedendo uno dei campionati più strani e imprevedibili della storia. Cioè, veramente faccio fatica. Allora, queste bagarre a non voler vincere, diciamo, a non voler raggiungere una posizione, ci sono sempre state. La lotta a non andare in Champions, la lotta a non andare in Europa, la lotta a non volerci salvare. No, l'abbiamo sentito un sacco di volte, che però la lotta a non volersi salvare è normale, anche perché è difficile salvarsi, però le prime due le abbiamo sentite spesso. Però la lotta a non voler vincere lo scudetto non la sentivamo mai, e soprattutto penso che voi converrete con me che oggi tutti ci aspettavamo un altro tipo di Napoli. Perché? Perché l'Inter veniva dalla sconfitta contro il Sassuolo. E nonostante ci possa stare, perché il Sassuolo quest'anno ha vinto fuori casa con Milan e Inter adesso e appunto Juventus, nonostante penso ci possa stare, comunque era un pesce grosso da prendere per il Napoli, che invece, insomma, aveva una gara che volendo si poteva anche vincere contro una squadra che lottava per non retrocedere. Il Milan che affrontava quella che sulla carta, poi ovviamente se volete inventarvi che non lo era, ok, ma per me la Salernitana sulla carta, al di là poi del cambio gigantesco che ha fatto in inverno, è la squadra meno attrezzata del nostro campionato. Eppure il Milan ci pareggia 2-2 e fino all'ultimo se Rebic non si inventa il gol, se il portiere lì magari se decide anche di volerlo prendere, volerla prendere, insomma, il Milan addirittura la perde. E quindi oggi dal Napoli ci aspettavamo tanto. Era fondamentale, anche perché oggi capivamo quanto il Napoli fosse maturo. Oggi capivamo quanto il Napoli fosse pronto, perché il Napoli ci ha sempre avuto questo problema, del faticare quando è il momento giusto. Io lo dicevo ieri in diretta, scherzando, dicevo: mi auguro che stasera il Napoli, per loro, non vada a dormire in hotel, piuttosto vada a dormire in un bed and breakfast, ok? E io non so dove abbiano dormito, però poi la partita ha, diciamo, portato ad una strada che non è stata tanto diversa dalla disfatta di cui parlavamo tutti quanti, abbiamo parlato tutti quanti e ne parliamo ancora di quel fatidico match lì, anche molto più rumoroso, il 3-0 con la Fiorentina, con la tripletta del solito Simeone. Fatto sta che Luciano Spalletti, andiamo veloci perché c'è una marea di roba da dire oggi, Luciano Spalletti non è un allenatore che stecca le partite importanti, non è un allenatore da scudetto, perché l'abbiamo visto sempre. Cioè, io ragazzi, nonostante io l'abbia odiato, io riesco ad essere abbastanza lucido da poter ammettere che lui è uno dei migliori, se non il miglior allenatore che la Roma ha avuto dopo lo scudetto. E questo è, ok? Però non è un allenatore da scudetto, cioè un allenatore che magari ti arriva secondo, ti arriva terzo, ti arriva in Champions, è un animale da Champions, lo dico sempre, a Spalletti gli dai l'Inter, gli dai il Bologna, comunque ti arriva in Champions. Oppure gli dai il Napoli, gli dai il Cagliari, per citare le due squadre di oggi, e comunque ti arriva in Champions. Però lo scudetto fa fatica a vincerlo. Però non è un allenatore che sbaglia le partite decisive. Poi magari, che ne so, ci stava che il Napoli perdesse con qualche altra squadra in questo fine campionato. Magari vi parlo di Roma, magari vi parlo, poi vabbè, magari vi parlo di Lazio, magari vi parlo di, forse deve affrontare, qualche altra big deve affrontarla. Ci sono squadre che deve affrontare ancora forti. Però oggi il Napoli doveva scendere in campo, chiudere il primo tempo praticamente con tre fischioni e basta, perché questo era fondamentale fare oggi. Fatto sta che però capiamo subito il piglio del Cagliari e capiamo subito come Mazzarri l'ha preparata. E, insomma, è sbagliato dire che la mia cosa mi verrebbe in mente a dire: Mazzarri conosce il Napoli. Non è vero, l'ha allenato per tanti anni, ma non c'è più nessuno dei giocatori che Mazzarri allenava. Cioè, Mazzarri allenava il Poggio, Mazzarri allenava Gargano, cioè ragazzi, di che parliamo? Santa Croce allenava, Fabiano Santa Croce, Paolo Cannavaro. Quindi si parla di un'altra cosa, si parla di una situazione in cui c'è stato a Napoli, magari conosce la tifoseria, ma non conosce i giocatori, non conosce magari come gioca Spalletti se non studiandoselo. Eppure il Cagliari di Mazzarri l'ha preparata benissimo, ma benissimo, benissimo. Cioè, basti pensare che nel primo tempo il Napoli va a riposo con il 48% di possesso palla. Sapete questo che cosa vuol dire? Che il Cagliari se l'è studiata come meglio non poteva. Il Cagliari se l'ha studiata al 200%. Perché dico questo? Perché? Perché sostanzialmente il Napoli è una squadra che fa sempre possesso palla superiore al Cagliari. Il Napoli è una squadra che vive con il possesso palla. Spalletti fa una marea di tocchi, ok? E per arrivare in porta,
per arrivare in porta, il Napoli spesso ci mette veramente una marea di tempo, ma in modo positivo. E invece oggi il Cagliari, un po' magari con i falli, anche se poi in realtà ha fatto più falli il Napoli, si parlava di questo dato che nel primo tempo c'erano stati 40 falli, un numero gigantesco a mio modo di vedere. Fatto sta che, come cosa stavo dicendo, il Cagliari riesce a finire il primo tempo con un possesso palla superiore rispetto a quello del Napoli, ed è una cosa assolutamente inaspettata. Poi capisco che comunque il Napoli aveva tante assenze, un po' perché questo è stato anche a livello fisico, un po' perché, parliamoci chiaro, qua è fondamentale, Spalletti ha preso delle decisioni, tipo l'esclusione di Osimhen che poi entra e fa gol. Oddio, sto per morire col singhiozzo. È un'esclusione che pesa, ma che lui vede necessaria per giocarsi poi lo scontro con il Barcellona in Europa League. E questo match che arriva tra due incontri con il Barcellona non è un match semplice, cioè non è un match alla portata, però comunque lo dico sempre, le assenze non fanno un alibi. Lo dico ieri anche per la Roma, nonostante la Roma giocasse con i bambini, perché nonostante tu hai tante assenze, resta comunque il fatto che tu sia più forte del Cagliari, che tu sia più forte dell'Hellas Verona, quindi tu la partita la devi vincere, devi scendere in campo e vincere la partita. Sì, è vero, Mario Rui, situazioni particolari, il centrocampista adattato, quello e quell'altro. Fatto sta che nel primo tempo si gioca poco, tanti falli, ma ci sta. Soprattutto perché era una squadra piena d'assenze contro una squadra che lotta per la salvezza. Quindi entrambe le squadre si sgraffignavano i punti sostanzialmente. E nella prima frazione di gioco le occasioni sono poche. La più importante è quella del Cagliari di João Pedro. C'è un'occasione anche il Napoli con Mario Rui, ma con Cragno appunto che va a tirare, a parare, a fare una bella parata, ma non si può definire miracolo. Primo tempo Napoli, ma in generale un po' tutta la partita con, a mio modo di vedere, non tantissima qualità, perché questo è quello che fa il Napoli quando gli mancano dei tasselli fondamentali. E il Napoli è una squadra che secondo me ha tantissima, tantissima qualità, ma se gli mancano dei tasselli, fa fatica. E è normale se si pensa che, a parte c'era anche tanto vento, e qualcuno dirà, e mo che sei, Mazzarri? No, ragazzi, è vero, cioè nel senso il fatto che ci sia tanto vento, per una squadra che impronta il proprio gioco su passaggi, tipo ragnatela veramente di passaggi, tiki-taka, perché il Napoli, vabbè, poi non è che il tiki-taka di Guardiola, però cerca di farlo, movimenti, è normale che si faccia fatica appunto ad arrivare magari ad un'eventuale vittoria o una vittoria semplice, o che comunque si debba soffrire e sperare fino all'ultimo secondo, perché questo forte vento che era in tutta Italia sostanzialmente, io qui da me ragazzi sta avvenendo la fine del mondo in questo momento, alberi che vengono giù eccetera, insomma va un pochino a vanificare quella poi che è la partita per come viene studiata. Forse io, se posso permettermi, se posso dire la mia, avrei messo Dries Mertens punta e falso 9 punta, non era un falso 9, mai stato un falso 9, cioè quando giocava punta era una punta, Mertens una punta bassina ma sempre una punta era, e non avrei messo Petagna. So che il Napoli aveva pochi giocatori, però mettere Mertens davanti non dava e non avrebbe dato garanzie, non avrebbe dato certezze, non avrebbe dato punti di riferimento al Cagliari. Invece mettergli Petagna aveva tutta la possibilità del mondo di dargli determinati punti di riferimento. Ed è una cosa che secondo me un pochino ha penalizzato il gioco del Napoli. Un'altra cosa che secondo me ha penalizzato tanto il gioco del Napoli è l'infortunio di Di Lorenzo. Perché? Perché Di Lorenzo, per quanto mi riguarda, per il Napoli è un giocatore fondamentale. Quindi se si fa male Di Lorenzo, che tra l'altro è uno dei giocatori, e se voi vedete le partite del Napoli lo sapete, che tocca più palloni in assoluto per la squadra partenopea e dal quale, dai suoi piedi, iniziano la maggior parte delle azioni del Napoli, avere un infortunio così pesante, una situazione non semplice, non fa altro che portare ancora ulteriori problemi. Arriviamo al vantaggio del Cagliari, vantaggio che in quel momento secondo me è meritato, perché il Napoli è il Napoli, perché dal Napoli ci aspetta qualcosina in più e perché, per come l'aveva preparata il Cagliari, l'1-0 del Cagliari secondo me ci sta. E arriva un 1-0 tra l'altro nel modo più brutto possibile, probabilmente, perché poteva arrivare veramente in ogni modo. Arriva come con una cappella gigantesca, perché poi beh, Gastón Pereiro giustamente ha esultato come un dannato, ma ci mancherebbe altro, avrei esultato anch'io come un dannato. Però lui fa un tiro a giro da fuori, un pallone veramente che qualche mio amico l'avrebbe parato con il culo, ma proprio con il culo, facendo così e parandola con il culo.
Non ce la fa invece Ospina, che scappella e appunto se la butta dentro praticamente da solo. È un errore che ci può stare, cioè non stiamo qui a crocifiggere Ospina, che poi salverà il risultato prima dell'1-1, su un 2-0 quasi certo fa un miracolo clamoroso, perché Ospina resta un signor portiere, resta un portiere coi controcoglioni. Ma quest'anno, ragazzi, va così. Sarà perché si gioca tanto, sarà perché ha rallentato molto il Covid. Non lo so perché, ma tutti i portieri hanno fatto cappelle. Mi viene in mente Handanovic, che se ne è parlato tanto. Mi viene in mente Maignan negli ultimi giorni. Mi viene in mente Drongoski, che non ha giocato mai. Era tornato perché era infortunato. Appena è tornato Drongoski, ragazzi. Appena è tornato Drongoski, che cosa è successo? È successo che ha preso il cartellino rosso e sostanzialmente è riuscito fuori. Adesso gioca Terracciano. Ha spaperato Szczęsny. Inizio anno spaperava sempre. Così come Musso ha fatto delle cappelle a inizio anno. Ha spaperato Rui Patricio. Quest'anno tutti, chiunque, chiunque. Fatto sta che arriva l'1-0 del Cagliari. Ci sono tante occasioni per il Cagliari, ma veramente tante, ragazzi, ma veramente tante. Mazzarri fa un sacco di facce divertenti, quella sul gol che si è mangiato De Jola, quell'altro sul gol non gol che para Ospina, quell'altro sulla situazione appunto in cui si trova poi effettivamente a salvare già sul risultato del pareggio. E il pareggio, che comunque ci sta, possiamo farcelo anche andare bene, arriva dalla testa di chi? Dalla testa di Victor Osimhen. Ragà, era lampante. È un giocatore che tu hai pagato tanto, che tu hai preso per far sì che potesse trascinarti alla vittoria, e quindi secondo me era abbastanza lampante che un giocatore come Victor Osimhen potesse cambiarti la partita. Arriva grazie a un colpo di testa, se non vado errato, ed è un pareggio che, beh, posso dire, ma aspettavo lì per lì che cambiasse la partita. Nel senso, io ho detto, mi hanno pareggiato, il Napoli tenterà il tutto per trovare il gol del 2-1. E invece le occasioni, tante occasioni, continua ad avercele il Cagliari, che ora io non voglio dire, perché poi io ero uno dei primi a, insomma, dire, vabbè, ma non capisco la decisione di aver preso Mazzarri, eccetera. Tutto molto bello, però se questo Cagliari rende in questo modo, allora tanto di cappello e allora tanto di merito a una squadra, a un allenatore, soprattutto a un allenatore che ha saputo quale corde toccare, perché poi comunque Altare lo ha scoperto lui, se non sbaglio, perché poi tu hai preso Lovato e Goldaniga per sostituire due giocatori con due coglioni grossi così, sulla carta, quali Casares e Godin, quindi non era semplice per niente puntare su due calciatori sulla carta mezzi mezzi, questo erano mezzi mezzi, eppure eccoli là, eppure eccoli là, eppure oggi il Cagliari, al di là di tutto, ha dimostrato assolutamente di essere una signora squadra, ha dimostrato di saperci stare in campo, e lo dicevo ieri, lo riprendo oggi, il fatto che il Milan abbia pareggiato con la Salernitana, il fatto che il Sassuolo, manco lo conto perché non è una piccola il Sassuolo per quanto mi riguarda, è una media che lotta con le grandi e fa fatica a trovare continuità. Però la Salernitana è una piccola, il Cagliari, che se ne dica, ragazzi, è una piccola, c'è poco da fare. E nelle ultime settimane, nelle ultime partite, spesso siamo arrivati appunto a parlare di queste piccole come squadre che possono decidere lo scudetto, perché magari con una vittoria, un pareggio di qua, una sconfitta di là, riescono comunque a prendere, a acchiappare, a carpire come giocare, eccetera. Insomma, aiuta tanto. Poi ovviamente la palla è rotonda, poi ovviamente può succedere quello che vi pare, poi ovviamente ci divertiamo, e il calcio è anche questo. Però io ho come l'impressione che quest'anno, alla fine della fiera, stringhi stringhi, lo scudetto sarà deciso dalle piccole. Detto questo, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio per aver visto questo video e mi da lasciare tantissimi mi piace. Buon ciao, alleni come sempre, ci vediamo a un prossimo video.